Siamo con il presidente dell'Unione Sportiva Agri Damiano Lembo al Salone d'Onore del CONI, la casa dello sport, per presentare i campionati nazionali universitari di Roma. Sì, salve, buonasera a tutti. Ciao, a pochi giorni dalla celebrazione dell'avvio anno sociale, dallo svolgimento dell'avvio anno sociale che ci ha visto impegnati su tanti fronti, stiamo adesso, come dire, dare il via a tutte le iniziative che faremo in questa stagione sportiva. Oggi un appuntamento importante, bello, simpatico, vedete i ragazzi che ci sono qui in questo salone, perché parte il campionato delle università di Roma, è la quindicesima edizione di questi campionati, dove si contano 14 università partecipanti, si contano numerose discipline, dal calcio, calcio a 5, basket, pallavolo, quindi un'occasione importante per mettere insieme tanti ragazzi, tanti giovani provenienti da università pubbliche, private, italiane, straniere, un bel collante come al solito lo sport e l'Unione Sportiva Agri che fa da collante a queste belle iniziative. A proposito di avvio di anno sociale, a un paio di settimane dall'inizio, un altro importante evento è il 26 ottobre, ci può anticipare, Presidente? Sì, 26 ottobre, iniziamo già giovedì, saremo a Bologna per un avvio del nostro campionato nazionale di karate, che come al solito non sarà una pura svolgimento di attività sportive, ma sarà anche un contenitore di laboratori, attività, seminari, convegni, dibattiti. Inizieremo con un convegno con l'Associazione Nazionale Tumori, con l'ANT, avremo con noi il sottosegretario di Stato al lavoro, avremo con noi una serie di personalità per ribattere e approfondire sempre di più il ruolo sociale dello sport e l'importante funzione che esso svolge.